diciamo che Arturo un po' ne sa di Abarth, non è così? Certamente, io sono, al di là che ho debuttato con l'Alfa Romeo, comunque le prime competizioni vere di un campionato le ho fatte con Abarth, con Carl Abarth, poi il marchio proseguito e tuttora nell'ambito della sfera Fiat è un marchio di prestigio, perché soprattutto l'Abarth ha dato l'opportunità a tutti i giovani, meno giovani, di cimentarsi nello sport motoristico. Cosa significa ripercorrere le strade di questo circuito con questa vettura? Sai, io qua ci corsi con la 850 Nürburgring Abarth sul vero percorso di Goodwood. In questo caso noi ne utilizziamo una parte, perché non è una competizione ma è un'esibizione di macchine vintage, macchine moderne o super moderne, che dir si voglia. Come trovi questa 124 Spider? Vuol dire che è eccezionale, dir poco, ma potrei peccare di far parte della famiglia. Comunque il migliore sponsor sarà da parte degli utenti, degli acquirenti, che si renderanno conto di avere l'opportunità di guidare una macchina molto molto confortevole e competitiva nello stesso tempo. Ma Arturo, come si guida in strada e in pista una vettura così? Sono due cose differenti. In strada bisogna attenersi sempre a quelle che sono le regole, prima per la propria incolumità e quella dell'altrui. In pista, e lì ci vuole cuore, ci vuole piede, ci vuole l'opportunità di avere una macchina valida, come si suol dire, sotto il sedere e cimentarsi per ottenere dei risultati ottimali. Grazie.